Carissimi, bentornati a Breaking Pop. Sapete che ultimamente c'è un po' un accanimento nei confronti dei selfie, cioè i video o le foto che vi fate scattando col cellulare così. Ma che è successo? Che con l'arrivo del selfie stick, ovvero il bastone per i selfie, cioè quello che vi serve per fare i selfie migliori e non farvi venire la faccia d'elefante quando fate una foto, c'è stato ancora di più un accanimento, perché se è iniziato il Festival di Cannes che l'aveva vietati sul red carpet, e poi detto fra noi li abbiamo fatti comunque i selfie, però a parte questo, arriva direttamente dalla Disney, cioè da tutti i parchi a tema Disney in giro per il mondo, quindi dal Giappone agli Stati Uniti, anche alla Francia, a quello di Parigi, è vietato l'uso del selfie stick. Come potete vedere da questo video che è sul canale YouTube di Inside the Magic, che non è proprio un canale ufficiale della Disney, ma è una fonte di informazioni molto importante su tutto ciò che riguarda l'entertainment, appunto Disney, appunto sono stati vietati i selfie stick. Diciamo che non hanno tutti i torti, perché effettivamente se un adulto usa un selfie stick magari non ci fa caso, può anche urtare un bambino e fargli male, e visto che i parchi a tema hanno un'alta presenza di bambini, bisogna tutelarli. Voi che ne pensate? Siete pro o contro i selfie? Fatemi sapere, commentate qui sotto. Paolo Pagliante e Gabriele Ferrari hanno giocato ai nuovi giochi della Nintendo presentati all'E3 e ce ne parlano, guardate. Stiamo vedendo i nuovi giochi di Nintendo presentati all'E3 che Nintendo ha reso disponibili per la stampa italiana. Allora, raccontaci, cosa hai visto, visto che tu sei il vero Nintendaro? Il primo gioco che abbiamo provato e di cui vogliamo parlare è Super Mario Maker, che è il primo gioco che vi consente di creare livelli di Super Mario invece che giocarli e basta. È una sorta di enorme piattaforma social, diciamo, in cui avete a disposizione tutti i template dei Mario classici, dal primo su Super Mario a Super Mario 3, Super Mario World, fino a Super Mario della Wii U, quindi tutta la storia di Super Mario. E ci sono tutti i pezzi dei livelli di Super Mario, voi li potete comporre come volete e creare i livelli che volete. Ma poi ci puoi anche giocare o puoi solo creare? Ci puoi anche giocare, c'è già un catalogo notevole, tra l'altro, nonostante il gioco non sia ancora uscito, perché in fase di testing un sacco di giocatori hanno già creato i loro livelli. E cioè, io faccio fatica a spiegare quanto questo gioco possa essere incredibile, cambiare completamente il modo di giocare a Mario. Cioè, secondo me è una cosa che rivoluzionerà completamente le piattaforme Nintendo, perché si può fare veramente tutto. Si può sovvertire qualsiasi regola del Mario classico, o si può magari rifare invece il classico livello, il primo livello di Super Mario 1. E ci sono già livelli che funzionano con gli amiibo, per cui se voi mettete il vostro amiibo del personaggino sulla base, questo viene importato nel livello e ha delle caratteristiche speciali particolari. Ho giocato a uno in cui eri Link di Zelda, insomma è una cosa potenzialmente infinita. Ogni giorno probabilmente arriveranno decine di migliaia di livelli nuovi online, si possono scaricare e giocare gratuitamente senza problemi. Esce a settembre e probabilmente rivoluzionerà il modo di fare platform sulle piattaforme Nintendo e non solo. E quando? Esattamente l'11 settembre. Esattamente l'11 settembre. Solo per Wii U, ovviamente. Solo per Wii U, certo. Questo è il primo che abbiamo provato. Poi cos'altro abbiamo provato? Abbiamo provato Star Fox, il grande ritorno del simulatore spaziale dove si possono fare i barrel roll. Qua c'è di meno da dire, l'hai provato anche tu, è un classico Star Fox. Era difficile puntare, decidere dove sparare non era banalissimo. No, è un po' complicato forse orientarsi con questo full 3D, il fatto di dover giocare contemporaneamente sullo schermo e sullo schermo del pad. Spieghiamolo, perché tu praticamente devi prendere il pad della Wii U, quello con lo schermo touch, e guardarti intorno per decidere dove sparare. Esatto, è molto, usa anche il giroscopio, però è molto bello ed è uno Star Fox e la gente aspettava che Star Fox tornasse, quindi sicuramente farà un enorme successo anche questo. E cos'altro hai provato poi? Abbiamo provato il grande gioco della Discordia, Metroid Prime, il nuovo Metroid Prime, il cui titolo completo te lo dico subito. Sta guardando, sta guardando. Non me lo ricordavo, scusate. Blast Ball, Metroid Prime Blast Ball. Ed è un gioco di calcio. È un gioco di calcio. Se avete giocato a Mario Calcio o se vi ricordate il vecchio gioco arcade da sala giochi in cui giocavi nei Mac e sparavi alla palla per segnare, potevi far esplodere anche i tuoi compagni. È sostanzialmente la stessa cosa con i Mac di Metroid, fatti un po' super deformati tipo amiibo, insomma è un gioco. Non è un po' noioso? Mi è sembrato un po' noioso. Ma è un party game, è un party game, si può giocare in 6, certo, sera, si può giocare in 6 in locale o online, si può giocare anche se siete in 6 e uno solo ha la cartuccia originale. Quindi è una cosa molto divertente, si fa molto casino, è il classico gioco Nintendo in cui si fa casino. Quindi promossa o bocciata Nintendo? Secondo me, allora, come sempre, dopo la conferenza delle tre eravamo tutti un po' dubbiosi, poi una volta che si mette mano sui giochi effettivamente sono troppo bravi a farti divertire, quindi non gli si può dire ci nulla. Ci rivediamo a settembre per giocare a Super Mario. Ci rivediamo a settembre con Super Mario Maker. Ok.
Ieri è stato World Kissing Day, cioè la giornata mondiale dedicata al bacio. E qual è l'arte che rende al meglio, che rende onore appunto a questo tipo di effusione? L'arte cinematografica, quindi la settima arte. Nel link all'interno delle descrizioni del video di YouTube trovate l'articolo con i baci migliori del cinema. Ve ne faccio vedere qualcuno. Ad esempio, uno dei miei preferiti in assoluto non è quello di Twilight, questo, che anche insomma c'è il suo perché, però confronto agli altri. Parliamo ad esempio di quello fra Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in Titanic, oppure un bacio che ci ha fatto sognare così tanto le pagine della nostra vita fra Ryan Gosling e Rachel McAdams, che poi, vabbè, insomma, stavano insieme anche nella vita reale, ma qua si dilaga nel gossip. Altra scena bellissima per chi ama i supereroi, soprattutto, e per chi ama Tobey Maguire come Spider-Man, come me, è quella appunto fra Kristen Dunst e Tobey Maguire in Spider-Man. Poi ci sono anche quelli un po' più divertenti, come Crazy Stupid Love fra Ryan Gosling e Emma Stone. Poi quelli tra virgolette storici, quello di Dirty Dancing, ma come non dimenticare quello di Ghost, e poi quello che era anche nel poster nella locandina di Moulin Rouge fra Nicole Kidman e Ewan McGregor. Qual è il vostro preferito? Fatemelo sapere, commentate qui sotto. Giorgia è la protagonista di Ritorno al Futuro, guardate qua. Amici di Breaking Pop, oggi voglio mostrarvi questo bellissimo Mr. Fusion, che è la replica ufficiale tratta da Ritorno al Futuro e funziona esattamente proprio come nella saga. Basta premere qua, si alza e... Giorgia, che... Giorgia, dobbiamo andare, dobbiamo andare! Andare dove? Grande giovane, nel futuro! Ma nel futuro perché? Succede di tutto, un casino! Ma come tipo divento vecchio e mi vengono le rughe? Peggio, come peggio! Peggio? Andiamo! Doc, non ce la faremo mai, non c'è abbastanza spazio, non c'è abbastanza strada. Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade. La puntata di oggi finisce qui, non vi preoccupate, noi torniamo domani, stesso posto, stessa ora. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. A domani!